Ciao a tutti, eccoci qua. Spero che mi sentiate. Vediamo un po' se ditemi se si sente, se si sente tutto, perché oggi avevo un po' di problemi di connessione col fatto del coronavirus e tutti sono connessi. C'è stato un po' di problemi con la connessione. Infatti sto collegato con il cellulare. Se volete magari condividere questa diretta anche con i vostri amici, basta che condividete sotto, e potete invitare chi volete. Mi fa piacere di avervi tutti qua. Ciao, io purtroppo non riesco da questo sistema che fa la diretta, non riesco a sapere chi siete, ma leggo soltanto i commenti. Quindi magari scrivetemi anche il vostro nome così vi posso salutare tutti quanti, anche per nome. Allora, l'importante è che si senta, che si sen ciao a tutti, l'importante è che si senta la voce. Aspetto qualche minuto così, aspetto che qualcun altro, magari un po' più ritardatario, possa venire, tenendo conto che comunque lascerò questa registrazione, anche sul, lascerò questa registrazione sul gruppo di Facebook. Ciao Lavinia, ok, c'è anche Marco, bene, vedo che anche qualche allievo del corso di botanica che stiamo facendo si sta collegando. Ok, presente, bene, bene, aspettiamo un altro qualche minuto per iniziare. Allora, sì, ok, io purtroppo, ripeto, non riesco a vedere i vostri nomi, ma vedo lo streaming dei vostri commenti perché sto usando una piattaforma e non direttamente Facebook, altrimenti se accendessi anche Facebook si rischierebbe di avere un ritorno di cuffia, come si dice. Ok, allora aspettiamo qualche secondo che magari qualcun altro, ok, Carmela, perfetto, Emanuela, ok. Allora, innanzitutto spero che stiate tutti bene, certo con una giornata così sarebbe stato meglio essere su un prato, al mare oppure a fare un'escursione, quello ci sta purtroppo, e ne sentiamo tutti la mancanza, ma ci rifaremo sicuramente. Dicevo che ho voluto fare questo mini corso sulle piante da strada, proprio perché in definitiva, camminando, quando si esce diciamo così, dalla reclusione di casa per andare a fare la spesa, oppure quando capita che qualcuno di voi, spero alcuni di voi, sicuramente anche devono comunque andare per lavoro o qualche parte, magari lungo la strada vedono delle piante che stanno cominciando a fiorire. Allora ho iniziato questa prima, ho proprio proposto questa pri questo pri primo mini corso, molto breve, insomma, con qualche slide, tanto per magari imparare a riconoscere qualche pianta che incrociamo lungo il percorso, lungo il marciapiede. Tenete conto che di piante ce ne sono davvero tante e sostanzialmente la città, essendo un ecosistema anch'essa, quindi un ecosistema urbano, è ricchissima di varietà di specie di piante e di alberi, ovviamente. E quindi in questo mini corso, diciamo, volevo un attimino
così divertendoci, cercare di scoprirne qualcuna. Tra l'altro, diciamo, volevo anche in qualche modo sollecitarvi a un piccolo gioco, nel senso che magari anche voi postate delle foto alla fine di questa mini lezione, postando magari qualche foto, qualche immagine anche passata, non recente, di piante che avete visto, che avete incrociato lungo i marciapiedi, lungo le strade, nei parchi pubblici, eccetera, in modo da continuare questo filo diretto e cercare di imparare più nomi possibili, magari anche aiutandoci tra di noi e così, magari vedendo insieme di riconoscere, anche per curiosità. Ti ricordo la bella 27 km circa massima Castel Gandolfo, cioè, speriamo di ripeterla appena possibile. Tra l'altro, tra un paio di settimane ci sarebbero state appunto le uscite al Parco della Piantica, ma non mi ci fate pensare troppo a queste cose. Allora, io direi che potremmo anche tra 2 minuti cominciare con le slide. Intanto vi volevo fare qualche domanda prima di iniziare. Aspettiamo 5 minuti e poi iniziamo. Allora, innanzitutto volevo sapere quanti di voi un po' già conoscono qualche pianticella, qualche pianta, qualche albero lungo il percorso che magari fanno sotto casa o per andare al lavoro. Parlo anche pre-coronavirus, non coronavirus. Comunque, oppure magari qualcuno di voi immagino che anche dalle finestre veda degli alberi, veda delle piante, no? Comunque, le sapete riconoscere? Domanda. Sapete il loro nome? O quantomeno vi piacerebbe saperlo? Scrivetemi magari qualche commento, qualche cosa, anche qualche immagine potreste postare, eh? C'è qualcuno che vede tutta la piantica? Ma dai, no, forse io lo so, tutta la piantica. Spero che, certo, fortunato chi ha comunque un terrazzo che spazia sulla piantica o su qualche parco, quello sicuramente sì. Vabbè, comunque, insomma, noi siamo pieni di parietaria. Ok, infatti ne parleremo di parietaria officinalis, che è una delle piante tipiche da strada. Allora, io direi di cominciare, quindi metto a tutto schermo, ok? Metto a tutto schermo le slide e cominciamo a fare questo mini corso che spero che vi piaccia. C'è sempre da imparare, sicuramente, sia per me che per voi. Allora, dovete pensare che cosa impareremo da questo veramente breve mini corso di botanica urbana? La botanica urbana, dovete sapere, che è una branca della botanica che è nata di recente, peraltro. È un, diciamo così, le città, ma soprattutto, per esempio, Roma in particolare, noi viviamo a Roma, è un vero e proprio ecosistema urbano. E, nonostante che le città oggi come oggi siano ovviamente quasi completamente cementificate, le strade sono asfaltate, sostanzialmente di ambienti verdi in alcune città, fortunatamente a Roma un po' di meno, ce n'è davvero poco. Nonostante questo, le piante, la vegetazione riesce a resistere in modo praticamente stoico. Le piante sono, diciamo, per loro stessa natura, degli esseri viventi davvero incredibili. Riescono a sopravvivere in condizioni tra le più disperate, sostanzialmente. E attraverso questo corso volevo sollecitarvi a imparare ad essere osservatori più attenti, cioè a vedere quello che normalmente, magari per fretta o per distrazione, diciamo in tempi passati, non vedevamo, non osservavamo, perché molto spesso quando si cammina in una strada urbana, ovviamente non mi riferisco ai sentieri di montagna, quando facciamo le escursioni, quando facciamo i trekking, siamo tutti proiettati ad osservare, a vedere, a godere della natura. Però
quando camminiamo e passeggiamo normalmente in un ambiente urbano, non intendo il parco pubblico, intendo proprio il marciapiede, le strade, cioè quello che diciamo ci circonda nel nostro tragitto, magari per fare la spesa, per andare al lavoro o diciamo così, un ambiente diciamo fortemente antropizzato, non ci siamo mai soffermati o fermati a vedere quello che ci circonda. E questo, diciamo, a volte è un peccato, perché la città è un vero e proprio ecosistema che nasconde tantissimi segreti e tantissime curiosità, sia nel mondo vegetale che nel mondo animale. Se volete, poi magari faremo una seconda diretta legata soltanto al mondo animale, cioè quali sono gli animali che vivono in città. Per quanto riguarda le piante, impareremo a riconoscere alcune, ne ho messe una ventina più o meno, che sono quelle più frequentemente, che noi più frequentemente potremmo incontrare, trovare, scoprire lungo un percorso urbano, quindi lungo il marciapiede sostanzialmente. La città di per sé è ovviamente costruita a misura d'uomo, quindi non certo a misura di pianta o di albero o di erba. Però, nonostante questo, molte piante che ormai sono diventate fortemente antropizzate, che sono diventate fortemente resistenti, resilienti, no? Oggi si parla molto di resilienza, no? Nelle piante, più. Allora, le piante ha molte. Possiamo sottoporle a ogni tipo di costrizione, di oppressione, possiamo riempire il terreno di cemento, di strade, ma prima o poi tutte le piante, qualsiasi pianta tra quelle più resistenti, troverà il modo di sbucare. E dove sbuca? Sbuca in modo imprevisto e misterioso in ogni angolo, in ogni anfratto, lungo il marciapiede, in un piccolo spazio che circonda una piazza, uno spartitraffico, eccetera. Sono veri e propri fantasmi di vegetazione che credevamo sepolti e cancellati, che in realtà resistono e improvvisamente fioriscono. In questo periodo così, diciamo, forse il più bello, no? Tra i più belli dell'anno, che è il periodo appunto primaverile, è il periodo in cui spuntano e fioriscono e cominciamo magari a osservarle, perché normalmente magari il nostro occhio non si ferma, non si sofferma. Nel momento in cui però vediamo una macchia di colore, un fiore, o vediamo un albero fiorito o che sta fiorendo, ecco che improvvisamente la nostra attenzione si sofferma. Pensate un po' se per esempio noi allentassimo la presa, se le strade e le città non fossero più manutenute, se improvvisamente, rimanendo in tema di film di fantascienza o di quello che stiamo vivendo, improvvisamente non ci fosse più manutenzione per anni, le piante prenderebbero nuovamente il sopravvento e recupererebbero quello che gli è stato sottratto loro. Quindi in definitiva è una lotta continua, è un continuo, diciamo, una continua battaglia tra le piante e gli esseri umani che cercano di mantenere, diciamo, la situazione com'è. Come vedete, questi sono alcuni esempi di come le piante possono recuperare velocemente strade un po' poco manutenute, diciamo così. Queste sono foto, diciamo, di periferia urbana, ma probabilmente se ne trovano anche al centro. Quella invece che trovate in mezzo, vediamo un po' chi di voi riesce un po' a indovinare di che si tratta. Si tratta di un'antica città, una città, diciamo, ormai, diciamo morta, non esiste più, sono solo rovine, e quello che vede intorno è un bosco che ha recuperato un ambiente che prima, che secoli prima invece era popolato, abitato e vissuto. È quello che può, alla fine, un po' che fanno le grandi civiltà del passato, quando la città viene completamente abbandonata. Comunque, per la cronaca, questa foto si riferisce a Galeria Antica. Forse qualcuno di voi ci sarà stato in qualche escursione, in qualche visita guidata, che noi comunque faremo, si spera, il prima possibile. Gli ambienti in città. Le città sono costituite da aree molto eterogenee, e queste aree eterogenee fanno sì che
le differenti condizioni di temperatura, acqua e suolo, e varie trasformazioni addirittura costituiscano habitat e microecosistemi diversi per ogni tipo di piante. Infatti, nelle città, noi possiamo distinguere, quattro tipi diversi di ambienti. Ovviamente io qui non mi riferisco, per esempio, ai parchi pubblici, alle aree naturali protette, urbane, come può essere il Parco della Piantica, come può essere la Caffarella, come può essere Villa Borghese, eccetera. Lì stiamo parlando di vere e proprie aree deputate a essere dei parchi pubblici, no? Che ne so, ce ne sono tante. Roma, pensate che da sola raggruppa una quantità di verde pubblico pari sostanzialmente alla città di Bologna, quindi è veramente già di per sé una città grande, ma anche molto verde. Io mi sto riferendo soltanto proprio a quelle aree prettamente urbanizzate, quindi i quartieri più fitti, no? Le zone più cementificate, le aree più degradate. In queste quattro situazioni, quindi ci sono le aree di ruderi e terreni nitrofili, quindi parliamo di, per esempio, zone degradate, ruderi di case dismesse o diroccate, terreni di riporto, sono chiamate anche aree nitrofile. Perché? Perché nitrofilo vuol dire che in queste zone si accumulano materiali ricchi di azoto e depositi di rifiuto. In questi terreni, in queste zone, sopravvivono molte specie diverse di piante. Adesso ve ne farò vedere alcune, che prosperano e vivono e riconquistano questi territori. Poi ci sono i muri, i siepi, le recinzioni delle case. Le mura antiche o ruderi, siepi divisori, recinzioni di parchi cittadini, recinzioni di case, in cui vivono specie ormai che si sono adattate a vivere in queste zone, sono specie rupicole che riescono ad insediarsi tra gli intonaci dei vecchi muri, tra piccoli spazi e interstizi dei sassi, piante che riescono a vivere e si adattano a condizioni davvero estreme in termini di nutrienti, perché di cosa possono nutrirsi lì? Non c'è suolo, terreno, ma c'è soltanto materiale, diciamo, calcico, eccetera. Acqua e eccessi di calore possono essere esposte magari al sud o a zone dove c'è poca acqua, eccetera. Eppure riescono a sopravvivere e a vivere e a prosperare. Poi ci sono i luoghi ancora più difficili da colonizzare, sono luoghi calpestati, la base dei muri, il bordo dei marciapiedi. In qui si trovano piante ancora più resistenti, sia dal punto di vista meccanico, sia dal punto di vista meccanico perché vengono spesso tagliate, vengono recise, vengono calpestate, vengono bruciate, eccetera, ma sia perché riescono a resistere ugualmente, si rigenerano molto velocemente, quindi si sono adattate a vivere in questi ambienti davvero molto, molto pericolosi. E infine ci sono i terreni incolti ai margini delle strade, quindi parliamo di zone che magari sono, diciamo, gli sparti traffico che non sono curati dalla manutenzione dei giardinieri, parlo di aree di piazze, no? Al centro di una piazza, quando ci stanno questi terreni, questi piccoli slarghi dove praticamente non c'è manutenzione, e quindi lì prosperano e vivono specie magari anche rare. Mi è capitato di vedere qualche anno fa un'orchidea addirittura in uno spartitraffico, no? Quindi pensate quello che può succedere in queste situazioni. Detto questo, facendo questo piccolo inciso, andiamo a vedere quali sono. Io adesso qui ne ho raggruppate una ventina più o meno. Quindi cerchiamo un po' così, qualcuna sicuramente la riconoscerete, l'avrete vista chissà quante volte. Allora, io ho messo per ora in questo piccolo mini corso alcuni alberi e la maggior parte sono erbe. Gli alberi che ho messo sono alberi che probabilmente voi magari può essere che avete sotto casa, magari al portone di casa, nel cortile del vostro palazzo. Oppure magari lo incontrate passeggiando, camminando lungo le vie principali, no? Per esempio, un albero molto comune che si trova lungo tutte le alberature stradali, lungo tante alberature stradali di Roma, è l'acero negundo. L'acero negundo è un vero e proprio albero, ovviamente appartiene alla famiglia delle Aceracee, è un albero che inizialmente era originario dell'America
dell'area orientale del Nord America, è stato introdotto in Europa nel 1682. Vive anche ovviamente nei terreni incolti, ma parlo delle città, ma vive anche fuori dalle città, però si trova frequentemente, è frequentemente presente nei parchi pubblici di Roma. Per esempio, se volessimo, qualcuno prima mi ha nominato l'escursione che abbiamo fatto al Parco dell'Appia Antica, ne è piena di aci e negundi. Ma per esempio nel mio quartiere c'è proprio un viale per arrivare proprio che percorro per andare a un supermercato che è tutto alberato di lato con aceri negundi. Sotto casa, credo sì, sotto casa ho proprio sia dei platani che degli aceri negundi. Come si riconosce l'acero negundo? L'acero negundo si riconosce perché fa le foglioline composte che vedete qui, che sono presenti in questa forma, ma soprattutto la cosa che lo caratterizza più di tutti, essendo un acero, anche appartenendo alla famiglia dell'aceraceae, il fatto di avere questi semi alati che si chiamano samare, in particolar modo si chiamano disamare. E poi fa questi fiori, penduli, che vedete qui, a mo' di ciuffetti, che sono di colore solitamente giallo, che fiorisce in tarda primavera, metà primavera, sì, tarda primavera. Ora lo dovremmo trovare già che sta facendo le foglie, le prime foglie, già le gemme sono uscite, sono degli alberi più o meno di statura media, con un tronco suberoso e che si riscontrano abbastanza frequentemente che si riscontrano abbastanza frequentemente lungo i viali. Che altro dire sull'acero negundo? Appartiene alla famiglia delle aceracee, quindi appartiene alla stessa famiglia degli aceri. Infatti, oltre all'acero negundo, molto spesso troviamo lungo le nostre alberature, lungo le nostre strade, un altro acero, che è l'acero campestre. In realtà l'acero campestre si trova, a Roma ce n'è pieno di aceri campestri in varie zone, in vari quartieri di Roma, viene utilizzato anche per i giardini pubblici, no? Come tutti gli aceri, presenta delle caratteristiche che lo rendono quasi riconoscibile abbastanza facilmente. La caratteristica degli aceri, come vi dicevo prima, è quella di avere i semi alati. Questi semi che vedete qui si chiamano sempre disamare, appunto come il precedente, solo che nel caso dell'acero campestre sono orizzontali. Vedete, sembrano quasi le ali vere e proprie di un uccello. Ok? E poi l'altra caratteristica è che la foglia dell'acero campestre, come le foglie degli aceri, l'acero vi ricorda sicuramente la bandiera del Canada, se non sbaglio, che ha proprio un acero, diciamo, tipico invece delle Americhe. Comunque l'acero campestre ha una foglia palmata di questo tipo qua. L'acero campestre, è un albero tipico e caratteristico italico, diciamo, no? Delle nostre latitudini. Ovviamente, oltre che incontrarlo nei viali alberati cittadini, l'avremo chissà quante volte incontrato nelle nostre escursioni, nelle nostre camminate più che in montagna, in metà collina, no? Per esempio, ai Castelli Romani, c'è un bel itinerario che ho fatto spesso, qualcuno di voi forse magari sarà anche venuto con me ai Castelli Romani, Fontan Tempesta, il lago di Castel Gandolfo, eccetera, dove c'è tutta una zona dove sono presenti questi aceri campestri, ma lì si trovano in qualsiasi zona del Lazio, no? Fino a 600 metri, sono abbastanza comuni, è abbastanza comune trovarli. Dicevo, una cosa divertente, cioè divertente, una curiosità sull'acero campestre è che l'acero campestre ha un legno davvero, davvero molto, 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 diciamo, ricercato. Infatti, con il legno dell'acero campestre fatto, diciamo, essiccare in una data temperatura, per un dato periodo di tempo, veniva usato come ponte dei violini, in particolar modo, dei violini Stradivari. Quindi pensate quanto è importante. Oltre questo, l'acero campestre capitozzato era anche utilizzato ed è tuttora utilizzato come tutore vivo delle viti, perché comunque il contatto della vite con l'acero sembrerebbe che produca anche un sapore più buono del vino. Andiamo avanti. Un altro albero che in questo momento mi
mi duole dirlo, stando a casa veramente è brutta questa cosa, mi duole dirlo, sta fiorendo. Io anche questo albero, io riesco a vederlo perché non sono molto lontano dal parco degli acquedotti e quindi a volte, ahimè, faccio una piccola allungo di qualche decina di metri perché c'è un supermercato anche dove c'è vicino un albero di Giuda e approfitto per osservarlo qualche istante, solo qualche istante, perché in questo periodo sta proprio fiorendo e quindi l'albero di Giuda, o c'è il nome scientifico è Cercis siliquastrum, ma l'avete visto anche con me chi ha fatto le visite botaniche al Parco degli Acquedotti o magari al Parco della Pia Antica o in altre zone, sono sostanzialmente quegli alberi che presentano, ora ve ne accorgerete chi di voi ha la fortuna o la possibilità di poterne avere sotto casa o nelle vicinanze di casa, lo vedete magari dal balcone, stanno fiorendo e sono di colore rosso. Anche le foglie sono che precede l'uscita delle foglie. Infatti le foglie dell'acero negundo le foglie dell'acero negundo, le foglie, scusate, dell'albero di Giuda, invece hanno una forma circolare, tonda. Perché si chiama albero di Giuda? Si chiama albero di Giuda perché sostanzialmente è originario della Giudea. Però, diciamo, ci sono molte leggende legate all'albero di Giuda. Una di queste, per esempio, ci racconta che sembra che Giuda si sia impiccato a un ramo di un albero di questo tipo. Allora, improvvisamente, i fiori hanno cominciato a colorirsi di rosso e le foglie si sono trasformate con la forma dei denari con cui Giuda si era venduto. Vabbè, questa, insomma, così è una piccola leggenda, ma può essere divertente per ricordarci questo albero. Pensate che questo albero appartiene alla stessa famiglia dei piselli e delle fave, cioè le fabacee o leguminose, ok? Proprio perché produce proprio i baccelli. Infine, un altro albero molto comune, parlo per esempio del Lungotevere a Roma, ma chissà in quante altre zone, per esempio anche nella mia strada, nella mia via ci sono platani, è il Platanus occidentalis. Sono tra gli alberi più belli e più decorativi che ci possono essere, no? In città. In alcuni viali vanno a costituire queste bellissime, anche, vedete anche questa foto, questi bellissimi prosceni, no? Dove svettano a destra e a sinistra con queste bellissime chiome. Hanno un tronco biancastro lenticolare, si alterna al grigio e al marrone. Possono vivere anche moltissimi anni. Calcolate che a Roma ci sono platani di centinaia e centinaia di anni, soprattutto sul Lungotevere si trovano anche platani veramente ultra centenari. Pensate che i più antichi platani che vivono a Roma vivono all'Orto Botanico. Ci sono due platani di oltre 550, quasi 600 anni, proprio sulla scalinata che si trova all'interno dell'Orto Botanico. Chi farà il corso di botanica, ma anche chi non farà il corso di botanica, potrà venire magari un'uscita all'Orto Botanico a vedere loro, ma non solo loro, ovviamente. L'Orto Botanico è ricchissimo di tantissime specie botaniche. Appartiene alla famiglia delle Plantanacee, è originario del Nord America e in Nord America si chiama sicamore o sicomoro. Che in altre parti del mondo si riferisce però a un altro tipo di piante diverse. Anche a Viale Angelico, sì, bravissima. Anche a Viale Angelico si trova, a Villa Borghese, certo. Ora io ovviamente mi faccio riferimento, diciamo così, a quelle specie, mi vado a riferire soltanto e vi vado a segnalare quelle specie che si trovano più frequentemente lungo le strade, non tanto nei parchi, ma proprio lungo le strade. Infatti il tema di questa lezione, di questo mini corso, è proprio le piante da strada. Che non è una cosa, ma le piante proprio da strada, quelle che vivono lungo i marciapiedi, nelle zone più degradate, eccetera. Ed è quello che vi stimolo a fare, a osservare
la forza e la potenza che hanno queste piante. Un'altra pianta molto, credo di aver sbagliato foto però, perché questo è il Prunus cerasifera, ma in realtà non è questa la foto. Aspettate che la trovo, la recupero. Ok, questa foto è sbagliata. Aspettate, la cancello. Vedi, la fretta mi ha fatto inserire un'immagine che non è quella del Prunus cerasifera. Allora, vediamo se riesco velocemente a caricarvi un'altra immagine. Comunque, molti di voi l'avranno sicuramente incrociato da qualche parte. Allora, vediamo un po' se riesco velocemente a incollarvela. Eccolo qua. Questa è, lo sto facendo in tempo reale. Allora, questo qui è l'immagine del pruno, Prunus cerasifera o varietà Pissardi, il mirabolano, quello che in gergo normale, diciamo volgare, si chiama mirabolano, no? È un pruno, in realtà è un susino vero e proprio, però è una varietà Pissardi, da un giardiniere francese, Jean Pissard, che lo ha sostanzialmente ricavato da una varietà. Quindi ha fatto sì che dal pruno selvatico ha ricavato una varietà con le foglie rosse, ok? Con le foglie rosse appartiene alla famiglia delle rosacee, perché i fiori ricordano i fiori delle rose sostanzialmente. E ha queste bellissime foglie rosse, rosacee, rosse, diciamo, che lo rendono un piccolo albero sostanzialmente ornamentale. Molto spesso il Prunus cerasifera lo si trova in associazione, in innesto, sopra il pruno selvatico, perché il pruno selvatico ha un legno molto più resistente e diventa un porta innesto sul Prunus cerasifera. I Prunus cerasifera sicuramente, sono sicuro, li avrete visti chissà quante volte lungo le vie alberature di alcuni quartieri di Roma, soprattutto quelli residenziali, ma anche quartieri centrali o periferici. Anche io, che vivo in periferia, ho un quartiere, una via dove ci sono queste alberature di Prunus cerasifera. Ovviamente si trovano anche nei parchi, normalmente, non si trova ovviamente in natura. A meno che non è stato piantato o cose similari, perché è più una pianta ornamentale. Produce anche delle piccole ciliegine, ma sono molto molto aspre. Il colore rosso deriva dal fatto che le foglie del Prunus cerasifera non contengono clorofilla, ma contengono antocianina e quindi assorbono una lunghezza d'onda differente. Avevamo fiori bianchi. Sì, i fiori del pruno, vediamo se ve li faccio vedere. Vediamo se ve li faccio vedere da qui, se riesco a farveli vedere. Non sono in realtà propriamente bianchi, sono rosati. Vediamo un po', li vedete? Sono questi qua. Ok. Adesso li tolgo, non so se siete riusciti a vederli. Peccato che non si possa allegare la foto. Condividere il mio acero. Ok, no, ma potete condividerlo magari nei commenti. Nei commenti potete allegare le foto delle vostre piante, di quelle che avete visto, che avete visto, no? Nei commenti le potete sicuramente allegare, no? Nei commenti rispetto a questa diretta. Ok, andiamo avanti. Un'altra, ecco, qui entriamo, qui passiamo alle erbe, alle erbacee che si trovano lungo le strade. Allora, vi ho fatto vedere questa foto perché in realtà
L'ancusa non è ancora fiorita, fiorirà a breve e si trova molto frequentemente lungo le alberature, negli spalti traffico, in tutti gli spazi dove è possibile. L'ancusa è un'erba officinalis, Ancusa officinalis, chiamata buglossa comune, appartiene alla famiglia delle borraginacee. Tutte le borraginacee hanno una caratteristica, una peculiarità, cioè sono tutte quante pelosette. Vedete la foto? Si vede, diciamo, abbastanza bene, no? La foto qui. E praticamente. Diciamo che questa pelosità ce l'hanno tutte quante le borraginacee. Oltre questo, voi potete dire che una pianta è una borragine non solo per la pelosità abbastanza intensa e queste pelure biancastre che avvolge tutta la pianta, ma anche per il fatto che tutti quanti i fiori sono raggruppati in un modo tale che hanno una forma, diciamo, scorpioide, come se fosse la coda di uno scorpione. Bisognerebbe vederla dal vivo per avere diciamo che l'ancusa in realtà più che essere commestibile, i bambini un tempo, oggi purtroppo non ci sono nonne che ricordano la loro volta di fare questa cosa, bravissima, da bimba succhiavo i fiori, hai ragione, infatti stavo per dire proprio questo, che il fiore può essere staccato e succhiato ed è zuccheroso, zuccherino. Ed era una delle particolarità, delle cose che facevano, che mi raccontava mia nonna, e che io stesso poi raccontavo quando facevo educazione ambientale ai bambini, e che oggi purtroppo molti bambini ancora non sanno, o anche forse anche per fortuna, perché praticamente le ancuse, se tutti i bambini sapessero questa cosa, andrebbero a depredare completamente tutti i fiori di ancusa. Un'altra cosa particolare che ha questa bellissima pianta è che anticamente, in epoca romana, le matrone romane, le donne romane, prendevano questi fiori, li seccavano, li facevano seccare, e dopodiché li mettevano con un po' d'acqua e saliva, e li schiacciavano e producevano una polvere che veniva usata come fard, diciamo così, e quindi aveva anche una funzione di trucco, ok? Tra l'altro, questa pianta fornisce una grande quantità di nettare per gli impollinatori. Ok? Quindi l'ancusa è una pianta, peraltro, molto, molto, molto bella a vedersi perché ha un colore vivido e violaceo, molto bella. Con la borragine, mia madre ci fa gli involtini. Certo, sì, la borragine, le foglie della borragine ci si possono fare gli involtini. Poi magari ci scrivi anche ci scrivi anche la ricetta, così magari ci dilettiamo a cucinare gli involtini con la borragine. Però forse magari si riferisce alla borrago officina, si riferisce alla borrago officinalis, che è un'altra specie di borragine. Allora, un'altra pianta molto molto comune è la Bellis perennis, ve l'ho voluta mettere perché sostanzialmente è talmente comune, talmente bella che non potevamo non metterla. La Bellis perennis in realtà si chiama pratolina comune oppure margherita o margheritina. Appartiene alla famiglia delle asteracee. Le asteracee sono una famiglia di piante che hanno i fiori composti. Infatti, questi che vedete qui sono in realtà non sono un singolo fiore, ma sono tanti fiori messi uno sopra l'altro, uno accanto all'altro. In particolare, tutte le margherite in generale, tutte le asteracee hanno due tipi di fiori. Adesso ve lo accenno così in modo molto semplicistico. Chi fa poi i corsi di botanica o quello che è lo imparerà molto più nel dettaglio. Però voi è importante che sappiate questa curiosità: che ci sono due tipi di fiori nelle margherite. Ecco, prendiamo la margherita. Se noi prendiamo la margherita e la guardiamo con un microscopio, con una lente di ingrandimento, vedremo due tipi di fiori. Ci sono tutti quei fiorellini che si trovano nella parte gialla, nel capolino giallo, che si chiamano fiori tubulari e sono inseriti lì come puntaspilli. Ok? I fiori tubulari si trovano al centro del
si trovano al centro nella parte gialla e si chiamano fiori tubulari e sono fiori fertili, cioè sono i fiori veri e propri della pianta. Però non ci sono solo quei fiori, ci sono anche tutti i petali che voi vedete qui intorno, in realtà non sono petali del fiore, ma sono a loro volta altri fiori, in particolar modo sono fiori chiamati ligulari, perché ricordano un po' una lingua, no? E sono sterili. Se non ricordo male, potrei sbagliarmi, ma credo di ricordarmelo bene. Poi, semmai qualcuno di voi sicuramente si potrà verificare, poi me lo fa sapere. Credo che siano dispari. Quindi, questo ci toglie ogni dubbio sul fatto che si faccia mama o non mama. Essendo dispari, dipende voi da dove partite, no? Vi verrà fuori sempre qualcos'altro. Quindi, diciamo che sulla Bellis perennis abbiamo detto un po' di cose. Passiamo all'altra pianta caratteristica che noi troveremo e che troviamo frequentemente lungo le alberature, ma lungo la strada, sia in città molto spesso, ma anche, per esempio, visto che Roma è, diciamo un vero e proprio museo all'aria aperta, molte mura antiche, no, di Roma sono completamente avvolte da questa bellissima pianta che è il cappero. Il cappero, il nome scientifico è Capparis spinosa, è un piccolo arbusto chiamato anche suffrutice ramificato che vive e prospera esclusivamente sulle rupi calcaree, nelle falesie, su vecchie mura. E riesce a sopravvivere anche in ambienti abbastanza, diciamo, abbastanza difficili, no? È una pianta chiamata anche eliofila o xerofila perché ha esigenze d'acqua davvero, davvero molto limitate. Quello che si mangia del cappero, sono i boccioli. E i boccioli sono i veri e propri capperi, che sono questi qua, e non il fiore e nemmeno il frutto. Ok? Infatti, i frutti, che sono noti come cugunci, sono raramente commestibili, ma quello che si mangia, quello che normalmente si usa in cucina, sono i boccioli, che vengono appunto chiamati capperi. Ok? Allora, qui mi sta mettendo un'acquolina in bocca, si prendono le foglie, si lavano bene bene, si stendono al centro, si mette un pezzettino di alice e poi di mozzarella, si arrotola, lo lascio un pochino qui, così se qualcuno di voi vuole prendere appunti, ci cucina un bel involtino e quindi quando riusciremo, avremo la possibilità di uscire, organizziamo una bella cena o pranzo a base di erbe. Un'altra erba che frequentemente si trova lungo i cili delle strade, anche delle strade trafficate, è la chelidonia. Il Chelidonium maius è un'erba, è una pianta erbacea spontanea, appartenente alla famiglia delle papaveracee, quindi lo stesso dei papaveri. Il nome deriva dal greco chelidon, che vuol dire rondine, perché, secondo Maurice Messeguer, le porzioni di pianta vengono strofinate dalle rondini sugli occhi non ancora aperti dei piccoli. In questo modo, il lattice caustico della foglia aprirebbe i lembi di pelle, consentendo alle rondini di vedere. Questa, diciamo, diciamo così, è una diceria, ma credo che sia, non ho mai visto questa cosa fare, però l'ho trovato e mi è sembrato carino e divertente, l'ho inserito. La chelidonia è chiamata comunque anche erba dei porri, perché? Perché viene tradizionalmente utilizzata nella medicina popolare come uso esterno, cioè cura le verruche. Infatti, se voi trovate una chelidonia e staccate un pezzo di foglia diciamo così, anche il caule, esce fuori un lattice giallastro. Questo lattice giallastro, posto sopra un porro, o una verruca, la cura e diciamo, addirittura la toglie. E quindi se ne trovano abbastanza. Le chelidonie, che io sappia, diciamo, fioriranno tra qualche settimana e quindi si troveranno abbastanza frequentemente lungo i cili delle strade.
Un'altra pianta che immagino avrete visto chissà quante volte è la Cimbalaria muralis, il ciombolino. È una pianta rampicante erbacea perenne con fiori multicolori che appartiene alla famiglia delle plantaginacee. La Cimbalaria è comunissima, io la vedo, adesso rimanendo diciamo al discorso della città e quindi concentrandoci soltanto sulle strade urbane, l'ho vista in tantissimi posti di Roma. Basta che voi chinate un po' lo sguardo, magari in un muro a secco, in una scalinata, anche al centro di Roma, lungo una scalinata del centro di Roma, vedrete che la trovate frequentemente la Cimbalaria muralis, che è tra le piante più comuni e più di maggiore frequenza rispetto alle altre. Un'altra pianta ancora che vi ho voluto segnalare è la Fumaria officinalis. La fumaria è una pianta erbacea annuale spontanea che appartiene alla famiglia delle fumariacee. Perché si chiama fumaria? Si chiama fumaria perché la radice profonda di queste piante, se viene recisa violentemente, emette un fumo, una specie di puff, come una piccola affumicatura, no? Una cosa divertente che vi vorrei raccontare è che durante un'uscita proprio lungo il Parco della Pia Antica, dove la fumaria è davvero comunissima, soprattutto nella parte della Caffarella, ma insomma in qualsiasi posto di Roma la fumaria è abbastanza comune, diciamo lungo i cigli delle strade, soprattutto nelle zone incolte, anche in prossimità di cumuli di calcinacci abbandonati e così via. E dicevo che dicendo questa frase, no, che la fumaria, questi ragazzi un po' naif, diciamo, questi due ragazzi un po' naif che erano venuti a questa escursione, mi avevano chiesto: ma la fumaria perché si chiama così? Perché si può fumare? Io scherzando ho detto: sì, si può fumare, infatti si chiama così perché si fuma. Ma l'avevo detto scherzando, ovviamente, poi successivamente dissi che si chiamava così perché aveva quest'altra proprietà. Li ho rincontrati un paio di settimane dopo, sono venuti in un'altra escursione e tutti contenti, hanno detto: ah, ci ha consigliato bene, si fuma veramente bene questa fumaria, ci ha fatto un effetto strepitoso. Ho detto: Madonna mia, che cosa avrò combinato adesso tutti a fumare la fumaria. Comunque è usata in erboristeria ed è un prodotto medicinale per il suo contenuto di acido fumarico, attivo tra l'altro per la cura della psoriasi. Quindi costituisce un ingrediente principale di una diffusa preparazione per automedicazione. Allora, viene usata negli spasmi gastrici biliari, nella congestione epatica, nella ritenzione idrica, nella trombofilia, nell'eccitazione ed insonnia, nella tachicardia nervosa. Quindi, come vedete, è una pianta che ha delle proprietà medicinali davvero molto, molto attive. E adesso, a parte gli scherzi, il nome fumaria deriva anche dal fatto che contiene questo acido, che si chiama appunto acido fumarico, oltre al fatto che presenta anche questa particolarità nella radice. Un'altra pianta molto, molto carina che si trova, che è comunissima, no? Che l'avremmo vista chissà quante volte, è Galium o Galium aparine, quella che i bambini ma anche gli adulti chiamano attaccavesti o attaccamani. È quella pianta che ha un caule quadrangolare, se lo toccate è quadrato, e che se voi la staccate e vi l'attaccate addosso, vi rimane attaccata perché ha una serie di uncini e di peli ruvidi che la rivestono in tutte le sue parti. Il gallium è diciamo inconfondibile proprio per il fatto che ha questi peli ruvidi e ha le foglie disposte, le vedete? Le foglie sono disposte in un modo molto particolare, che in botanica si chiama verticillato, quindi si dispongono queste foglie in un modo verticillato, come se fossero una sorta di, come posso dire, di stella, no? Molto, molto particolare. Tra l'altro il gallium è diciamo così, deriva il nome gallium dal greco gala, che vuol dire latte, per la proprietà di alcune specie di favorire la coagulazione del latte.
Aparine invece vuol dire portare via perché i frutti sono uncinati e si attaccano alle vesti di animali o indumenti dei passanti. Sostanzialmente questa è una, diciamo, un'evoluzione della pianta per far sì che i semi possano essere diffusi più velocemente, più lontano possibile dalla pianta stessa. E quindi, diciamo così, il gallium serve anche per produrre il caglio, no? Il caglio del latte. Quindi ha un sacco di particolarità, un sacco di proprietà particolari. Un'altra specie molto comune, chissà quante volte l'avrete vista, è la parietaria. Io, per esempio, sono molto allergico alla parietaria. La parietaria officinalis è diciamo, è erba vetriola, è chiamata così, appartiene alla famiglia delle urticacee, quindi appartiene alla stessa famiglia delle ortiche, quindi è strettamente imparentata con l'ortica. È chiamata erba vetriola perché veniva utilizzata, ma credo che qualche anziano ancora lo faccia, prende questa erba e la inserisce e serve per pulire i vetri e i bicchieri, proprio perché ha, diciamo così, una superficie, con dei peli molto che hanno questa funzione di attacco, no? E quindi viene usato in questo. Viene usato anche come insettifugo agricolo e in cucina viene cucinata come verdura, cioè cucinata, viene usata come verdura fresca o cotta nelle insalate, nelle minestre, nelle zuppe e nelle frittate. Mentre per quanto riguarda la salute, può curare affezioni delle vie urinarie, attacchi di asma, calcoli renali, cistiti, coliche renali, dermatiti, disturbi delle vie respiratorie, insomma un sacco di cose. Quindi è una pianta che diciamo in qualche modo si trova e si ritrova in qualsiasi ambiente, soprattutto, ecco, ritornando al discorso degli ambienti, la parietaria vive in un terreno nitrofilo, quindi un terreno acido. In particolare la si riscontra molto spesso nelle zone degradate, sotto i muri, insomma, in tutti quegli ambienti dove. Allora, sappiamo che è edibile, ma se uno è allergico ai polline della parietaria si può mangiare? Bah, francamente, io non saprei. Io, francamente, non l'ho mai mangiata e sono allergico, ma credo che l'allergia si riferisca ai polline, ma non alla pianta stessa, perché i polline vanno a creare. Però questa è una domanda che potremmo fare se tra di noi c'è qualche medico o qualcuno che è più esperto di me su queste cose che può rispondere, ci farebbe molto piacere perché così magari mi tolgo lo sfizio di io che sono molto allergico alla parietaria di poterla mangiare nonostante che sia edibile. Allora, un'altra pianta, proseguo, no? Sulla descrizione delle piante, è la Rumex crispus. Ok, mi dicono dalla regia che si può mangiare come insalata. Ok, il Rumex crispus, il romice crespo, è una pianta appartenente alla famiglia delle poligonacee. Ed è una di quelle piante che si trova più frequentemente proprio lungo i cigli del marciapiedi, perché è una pianta resistentissima. È una pianta che sopravvive negli ambienti più avversi e più, diciamo, impossibili. È una di quelle tra quelle piante che le cosiddette erbacce, no? Quelle che si chiamano erbacce, così come anche un'altra specie che magari io adesso qui non ho potuto inserire tutte, che è per esempio l'orzo selvatico, no? L'oriza sativa che si trova adesso, proprio stamattina andando a fare, uscendo 5 minuti per fare la spesa, ho visto appunto lungo il ciglio della strada un fitto ciuffo di queste piante. Comunque sia, il Rumex crispus viene usato frequentemente nella medicina omeopatica e viene usata nella medicina omeopatica per curare sofferenze derivanti dal sistema respiratorio, dal colon e dalla pelle. Quindi è una pianta che, tra l'altro, ha proprietà medicamentose molto
molto importanti. Allora, il mio cane ne conosce le proprietà, spesso lo osservo mangiarne un po', ho una pianta sul muro e lui la bruca. Ma certo, gli animali, diciamo, essendo, lo sanno bene, cosa è, diciamo, cosa si può mangiare e cosa no, si curano sicuramente in modo naturale meglio di noi. Infine abbiamo, infine, insomma, ancora c'è qualcuna di piante a farvi vedere, c'è la senecio, il senecio. Guardate, ho fatto questa foto proprio, vedete, la sigaretta, perché il senecio è uno di quelle piante che crescono dappertutto, soprattutto lungo i marciapiedi, chiamato anche senecione comune, è una pianta erbacea appartenente alla famiglia delle asteracee. Il senecio, ha anche un altro nome, erba cardellina. Ed è chiamato anche, diciamo, il nome in latino, senecio, vuol dire uomo vecchio. Perché? Perché i minuscoli pennelli di barba e ciascun capolino, con le sue setole bianche, fanno ricordare, ricordavano agli antichi, la barba degli uomini antichi. Infatti, il latino senex vuol dire appunto uomo vecchio. Il senecio ha, anche lui è un'asteracea, quindi è una pianta che composita, no? Il colore del fiori è giallo, la caratteristica è che ogni fiore è raggruppato tra 3 e 5 fiorellini, è raggruppato in un'unica parte. Ne troverete chissà quante lungo i cigli delle strade, perché è molto molto comune. Un'altra pianta abbastanza comune è il Soncus asper. Il Soncus, o crespino spinoso, anche lui è un'asteracea, ha una tipica infiorescenza liguliflora, è di colore giallo. Cioè, il Soncus, pur essendo un'asteracea, vi ricordate quando vi ho parlato delle margherite che hanno due tipi di fiori, no? I fiori ligulati, che sono quelli laterali, quelli bianchi, tanto per intendersi, mentre quelli centrali erano i fiori tubulari. Il Soncus ha cioè non ci sono i fiori tubulari, ci sono soltanto i fiori ligulari, il Soncus, e chiamato anche crespino, è una pianta comunissima che trovate anche adesso. Immagino se voi magari vi affacciate alla finestra oppure magari nel vostro giardino. Nel ciglio di una strada troverete sicuramente un Soncus. Il nome Soncus ha origine dal periodo classico antico, infatti era usato già ai tempi di Teofrasto e di Plinio. Il nome asper significa aspro, ispido, anche ruvido e grezzo, e fa riferimento proprio alla spinosità generale della pianta. Tenete conto che la pianta del Soncus ricorda molto una pianta, le piante spinose. Il crespigno, sì, ricorda quelle piante spinose di altre specie molto più di tipo diverso. Ho voluto riportare questa foto proprio per farvi vedere quante caratteristiche può avere da quante caratteristiche noi possiamo riconoscere una pianta. Ovviamente non stiamo facendo un corso di botanica vera e propria, però la botanica in generale e l'osservazione delle piante in generale richiede molta attenzione e cura dei particolari. Infatti, col tempo, magari, per chi di voi si appassiona a questa cosa, può sicuramente trarre spunto da questo, nel senso che quando poi voi osserverete una pianta, non la osservate nella sua totalità, ma la osserverete dal punto di vista delle particolarità, per esempio lo stilo, il frutto, la base delle foglie. Per esempio, nel caso del crespino, del Soncus, praticamente la pianta, il fiore è questo, eh? Nel caso del Soncus, una caratteristica che ha questa pianta, che la fa riconoscere rispetto ad altre piante simili al Soncus, è una cosa di questo tipo, e cioè il fatto che la foglia, che vedete che è molto, molto, è simile a quella dei cardi, no? Tanto per intendersi, quindi con un margine spinoso di colore verde tendente al bluastro, eccetera. Però se voi osservate bene, la foglia non ha il picciolo, ok? Quindi è. Si dice in gergo,
in gergo botanico, che è amplessicaule. Amplessicaule vuol dire che ha fatto un amplesso col caule, cioè lo ha abbracciato, ok? Amplessicaule vuol dire che la foglia non è completamente abbracciata, avvolta al caule. Il caule in il nome dello stele, cioè il nome del fusticino. Non si chiama fusto, non si chiama tronco, ma si chiama caule nelle botaniche, nell'erbacee. Proseguendo nel nostro excursus, mancano solo altre tre piante. Proseguendo, ho preso il tarassaco, perché il tarassaco un po' ricorda il crespino, è simile, no? Se voi ci fate caso, il tarassaco ha un fiore molto simile a quello del fiore precedente, solo che a differenza del Soncus, okay, vedete che il Soncus ha il fiore molto simile, no? Questo è il Soncus, però il fiore del Soncus si trova alla base altri 2, 3, 4 fiori, vedete? Quindi c'è il caule, poi a un certo punto si dirama in 1, 2, 3 e 4, in questo caso 4 fiori, ok? Mentre il tarassaco, invece, il fiore è uno, vedete? Il fiore, lo stele del fiore parte. Ed è c'è soltanto un fiore, non ci sono raggruppamenti di altri fiori. È una pianta erbacea perenne con altezza che va dai 10 ai 30 centimetri. Presenta una grande radice a fittone, dalle quali si sviluppano delle foglie a rosetta. Le foglie a rosetta vuol dire che le foglie escono fuori da un'unica base, vedete, e sono fatte in questo modo, un po' lanceolate. Ok? Il tarassaco viene usato sia dalla cucina sia dalla farmacopea popolare, e la terapia è a base delle foglie e delle radici. È chiamato tarassacoterapia, quindi c'è una vera e propria terapia farmacologica delle proprietà medicamentose del tarassaco. Viene usata anche, è molto importante nell'apicoltura, perché fornisce alle api sia polline sia nettare, e si ricava dal tarassaco un ottimo miele che è il monoflorale, che cristallizza velocemente. Qui ci sono anche altre indicazioni che io ho scritto, come per esempio il fatto che dal tarassaco è usato per preparare un'insalata primaverile. Quindi certo non me la sento di dirvi: se trovate un tarassaco lungo un marciapiede, prendete le foglie, perché non so come sia la situazione. Però quando passerà questa cosa, si possono usare le foglie per preparare insalate. Magari potete prendere in un prato un po' più meno, diciamo, inquinato. Le foglie possono essere usate per un'insalata primaverile sia da sole che con altre verdure. In Piemonte viene chiamato girasole. È tradizione consumarlo con uova sode durante le scampagnate di Pasquetta, che noi purtroppo stavolta non lo possiamo fare. In Liguria è utilizzato insieme ad altre erbe per il ripieno dei panzoti. Allora, ci sono tante altre cose. Il tarassaco, per esempio, con i fiori si possono preparare delle pastelle e friggere. Le rosette basali si possono consumare sia lessate che condite con olio extravergine di oliva, sia saltate in padella con aglio. Quindi oggi possiamo fare anche delle ricette con queste erbe, no? In carni, le stesse rosette basali vengono consumate crude, condite in guanciale soffritto con pochissimo olio e spento a fine cottura con abbondante. Vabbè. Comunque, tenete conto che queste informazioni, alcune di queste informazioni, io le ho prese da internet. Quindi nel momento in cui volete crearvi diciamo così, una sorta di piccolo erbario, no? Fai da te, basta che cercate su internet. In particolare, io alcune di queste informazioni le ho prese da Wikipedia, che è liberamente utilizzabile. Ovviamente, su Wikipedia si trovano anche cose più approfondite. E quindi, se volete approfondire questi argomenti, si trovano sicuramente lì sopra. Poi io ho tante altre cose, però vabbè, questo. Altre tre piante sono rimaste da vedere. Una è la Veronica persica, una piccola pianticella che appartiene alla famiglia delle plantaginacee, di colore che ha questi bellissimi fiorellini colore violaceo, ok?
Il nome generico Veronica deriva dal personaggio biblico Santa Veronica, una donna che ha dato Gesù un panno per asciugare il suo volto, mentre sulla via del Calvario. Quindi, molto spesso, se voi ci fate caso, i nomi delle piante derivano da storie, derivano dalla forma, oppure derivano anche da quello che si credeva le proprietà medicamentose che potevano avere, no? D'altro canto, Veronica Persica, il nome Veronica, ma il nome Persica deriva fa riferimento alla Persia, oggi Iran, da cui probabilmente questa pianta ha origini. Poi alcuni la chiamano anche Occhio della Madonna, dovuto ai fiorellini azzurri che ricordano gli occhi della Madonna. Comunque è un fiore che in questo periodo sta fiorendo, a dire la verità già è un po' che è fiorito. Lo si trova fiorito praticamente durante tutta la primavera e molto spesso, molto frequentemente lo si trova proprio sul ciglio delle strade lungo i muri. Infine, un'altra pianta, ecco, l'ultima che io ho inserito, è il verbasco, detto anche tasso barbasso, una pianta la cui foglie sono state utilizzate nel passato anche come carta igienica degli antichi, no? E il nome verbasco deriva dalla radice virb, proprio anche della verbena, che significa verga. Infatti, la radice è ricondugì e veniva usata sia la radice che l'intero stele come stoppino per le lucerne dei tempi antichi. In erboristeria veniva usata e viene tuttora usata per curare la tosse, la faringite, tracheite, un antinfiammatorio, bronchite, diuretico e sedativo. Allora, io diciamo che essendo un mini corso, non mi volevo dilungare troppo, quindi per oggi è finita. Spero che vi ho allietato almeno per un'oretta da questa quarantena. Commentate in basso. Se possibile, postate anche altre piante o alberi in città che si trovano soprattutto in città o datemi altre idee per poter magari aggiungere informazioni. Se volete un'altra diretta su questo tema o su altri temi, basta che mettete mi piace su questo e mi chiedete se vi va di, diciamo, di fare. Un ulteriore pari di avervi di non avervi annoiato troppo e ci vediamo prossimamente con altre dirette. Vi ricordo, insomma, domenica c'è una diretta con Francesco Sarria che riguarda più il movimento e con lo stretching. Ok? Quindi domani a mezzogiorno con Francesco Sarria. Ciao a tutti.